La sella è quella che può darti o non può darti l'equilibrio. Tante volte tu combatti con te stesso per colpa della sella. Il tecnico di selleria deve avere quel mestiere per rimettere il tuo assetto in equilibrio. Sono tecnico di selleria per Action Horse, che è un brand di leselle italiane. Il tecnico di selleria è quella figura che fa i provasella cercando nella massima precisione di trovare la soluzione migliore per il cavallo e per il cavaliere. Adesso ho la possibilità di provare un paio di selle. Sono proprio curiosa, credo che si possano trarre sicuramente molti benefici. Io partirei con questo modello e vediamo le tue sensazioni di assetto e come si muove la cavalla. Dopodiché passerei ad un modello leggermente diverso per tipo di inforcatura e per tipo di seduta. Poi quello che si avvicina di più al tuo stile di monta sarà una decisione tua, puoi vedere cosa vuoi. Va bene, d'accordo? Grazie mille, perfetto. Perfetto. Devi essere quello che dice: guarda, io la vedo così. Ti trovi, non ti trovi, però la situazione migliore per me è questa. Non utilizziamo l'agnellino, dici? Se lei me lo consiglia, sì, lo prendo. Io ti consiglio di usare un agnellino per andare, certo, per andare poi a compensare. Dobbiamo proprio essere consapevoli e a conoscenza della situazione che il nostro cavallo e delle sensazioni che lui stesso prova quando noi gli siamo appunto sulla schiena. Mi sento equilibrata e devo dire che trovo il cuoio comodo e non scivoloso, che a tratti capita. Sì, su delle selle nuove puoi avere quella sensazione lì. Anna usa l'equilibrio come i grandissimi cavalieri. I grandissimi cavalieri hanno molta più esperienza e potranno arrangiarsi perché hanno più mestiere. Le gare le vinci per quelle piccolezze, a quei livelli, perché c'è pressione, e invece lei ha fatto circolare il sangue, segno che comunque tutti i vasi sono irrorati e che questo muscolo può andare ancora a sviluppare. Di quanto sia importante poter distribuire il nostro peso, il modo in cui si fa, le pressioni che esercita la sella sulla circolazione corporea del cavallo. Adesso quando montano non pensano più al salto, ma cominciano a guardare come sono messi. Solo se hanno il coraggio di dirti: non mi piace, non mi piace per questo, tu migliori il tuo lavoro e la selleria. Cambiato anche il mio contatto. Adesso forse la terra si vede meno, però lei in bocca è più... sì, è più tesa. Perché? Ma è proprio il sistema delle due selle che ti fa sentire questo. Però questa dovrebbe avvicinarsi più alla tua. Esatto. Perciò dopo 40 anni ho ancora delle cose da scoprire e me le fanno scoprire loro. Buono, molto bello. Bravissima. Ho imparato dei dettagli che sono fondamentali, credo, nel nostro essere cavalieri, istruttori e uomini e persone di cavalli. Aspetta, prima mi sembra qui sia... Qui è più vuoto e qua vedi che la pressione si è alzata. La prova ha avuto, secondo me, un esito positivo. Il cavaliere ha dato esiti positivi, ma il cavallo, che è quello che non parla, mi ha dato della soddisfazione. Cioè, il lavoro che è stato fatto lo vedo tutti i giorni nella differenza anche sui miei prodotti, da un prodotto all'altro.